Thank you.
Eccole qui le bellezze di questa sera, un grande applauso per voi che ci sentite nel primo quadro, abito elegante, nella cornice di pubblico stupendo, immortalata dal nostro fotografo ufficiale. Lui è una persona speciale perché vi dirò una cosa, essere fotografi ufficiali di concorsi, uno qualche volta qualcuno se lo fa, qualcuno non se lo fa, lui la dote principale che ha, non so come fa, non ne perde una, è veramente un grande, Benedetto Di Mascio, da Sabino, che ringraziamo per questi momenti così belli che riesce a regalarci. Dicevo, una cornice più bella di questa non potevamo sicuramente inventarla, dunque al Campus Laurita, qui turismo, potete passare intere giornate all'interno di questo posto bellissimo. E noi abbiamo voluto creare un momento di moda, un momento di spettacolo, un momento riservato alla bellezza con Star of the Year, che appunto sta per stelle dell'anno, naturalmente, le star dell'anno, le stelle dell'anno. Naturalmente adesso vi presenterò un momento musicale, con gli amici della musica, che sono qua ospiti fissi, no? Da quello che sembra, sono i ben amati da tutti, da 10 anni, mamma mia, complimenti per 10 anni di compagnia al Campus Laurita, Paolo e Domenico. Ero un dodicenne, avevo 12 anni, appena riuscivo a superare la testa, la fisarmonica. Ecco, lei l'ha scritturato subito, ha detto lei deve stare qui. Diventerà un maestro, è diventato maestro. Un applauso signori, grazie. In fantasy. Grazie, grazie, troppo buoni, grazie. Ma lei un giorno gli ha detto anche tutto questo sarà suo? Non ce l'ha detto? Un domani tutto questo sarà suo? No, suo? Ah, gliel'ha detto? Ah, ecco, volevo dire. Va bene. Paolo, cosa ci fate ascoltare allora? Cosa ci fate ascoltare di bello? Un foxtrot, cameriere. Bene, vi lascio in compagnia di Paolo e Domenico. Veramente, è diventato un eccellente cantante vicino al tuo maestro. E allora ogni domenica puntualmente, o anche altri giorni, domenica e venerdì, approfittiamo per dirlo, anche per giovedì, prossima settimana che significa domenica, l'altra domenica, da giovedì, venerdì, sabato e domenica, con Paolo e Domenico. Molto bene, in questo posto fantastico. Bene, adesso ho ringraziato naturalmente il padrone di casa, il ristorante San Martino, l'agriturismo Campus Laurita che ci ospitano questa sera, ma vogliamo anche ringraziare il centro di dimagrimento e benessere, ora più che mai sei ok e sarai come vuoi, centro veramente specializzato per la cura del corpo, provare per credere in questo caso, veri professionisti del mestiere a vostra disposizione. E poi ancora i costumi da bagno, quelli che vedrete più tardi, con Mareviglia, veramente dei costumi eccezionali, dove le candidate usciranno più tardi, Egos Calzature, e poi ancora saranno famosi la prima ed unica rivista di fotoannunci dello spettacolo. Pasqualino Ricci di Ceccano, parrucchiere ufficiale, naturalmente il nostro parrucchiere ufficiale, con Paola, parrucchiere unisex. E proprio a Paola va il nostro applauso perché ha conciato le ragazze di questa sera, Paola parrucchiere unisex, consulente di ricollo, conciature per spose, si riceve per appuntamento via Bonomi a Carnello. Un applauso per Paola parrucchiera unisex. Beh, il nostro fotografo ha già raccolto molti applausi, non lo ricordiamo per niente, Benedetto Di Mascio, con lui. La stampa che ci segue, importantissima. Quando prendete i quotidiani, cosa c'è scritto? Concorsi di bellezza, naturalmente patrocinati e organizzati da qui il nostro Super Marini, coadiuvato quest'anno dal sottoscritto, l'Unione fa la forza, abbiamo voluto dare una spinta e qualcosa di eccezionale in provincia.
Dunque, Il Tempo, Il Messaggero, La Provincia, Ciociaria Oggi, L'Inchiesta, Radio Telemagia e Gari TV. Grazie a tutte queste aziende che hanno contribuito per rendere più bello, per rendere più interessante questo concorso di bellezza. Adesso abbiamo visto le ragazze uscire in abito elegante. Adesso le... toglietelo a loro perché è di vitale importanza. Molte di loro cantano la passerella la prima volta questa sera, altre magari l'hanno già fatto, ma comunque vanno sempre incoraggiate. Questa è una cosa importante che voglio dire. Noi abbiamo una giuria questa sera veramente eccezionale, una giuria composta da varie personalità del mondo dello spettacolo, del commercio, che adesso andrò a presentarvi. Anche a loro va, soprattutto a loro va naturalmente
la considerazione, il rispetto, il fatto che naturalmente sono loro gli esecutori potenziali delle vincitrici delle 4-5 fasciate, non so la commissione cosa deciderà. Ve ne detto, fa una bella zoomata sulla giuria, perché adesso vado a presentare, io ve li presento, voi applaudite, il presidente dottor Angelo Rossi, produttore cinematografico. Grazie, dottor Rossi. Come dico, una giuria assortita, abbiamo anche una titolare di un centro di Atelier Sposi, uno dei più importanti della provincia, e il centro regalo sposi di Ponte Corvo, Renata Ruscio, che ho catturato l'ultimo momento, non vedevo da tempo all'interno di Defilé Moda, è stato veramente un piacere. Lo accompagna il marito Vittorio Tedesco, ex campione di pugilato nazionale Super Welter Medi Junior. E abbiamo ancora Tommaso Ardovini, segretario, eccolo qui. Luciano Sciurba, fotoreporter dell'ANSA, e notizie importanti che vengono, ecco qui l'ANSA, presente con Luciano Sciurba. Daniela Bianchi, esperta di look, ci dirà più tardi qual è il look usato dalle ragazze questa sera. E poi ancora Roberto Simone, finalista regionale Il Bello d'Italia 99. Lui è stato finalista regionale. E poi ancora Tania Di Renzo, finalista nazionale La più bella del mondo, che potrà dare qualche consiglio più tardi sicuramente alle nostre ragazze che stanno battendosi per accaparrarsi naturalmente un posto nella finale regionale. La finale regionale, che devo dirvi, vabbè, lo sveliamo più tardi, vai. Non voglio dire nulla adesso, voglio soltanto dire che il modo di votazione è molto semplice. Più tardi, quando le ragazze le vedete uscire in costume da bagno, nella presentazione avranno un numero sul costume da bagno. E allora voi voterete da 1 a 5 e porrete naturalmente il vostro voto da 1 a 5 in corrispondenza del numero della ragazza che vi sto per presentare. Poi se volete fare qualche domanda, alle candidate è possibile fare anche questo. Yeah.
Oh, my God.
Adesso va ancora un ringraziamento fortissimo al centro 6 ok, parliamo di bellezza e quale migliore naturalmente indirizzo se non 6 ok, centro dimagrimento e benessere 6 ok e sarai come vuoi, provatelo, il centro più vicino che è a Sora di 6 ok, è veramente l'ok direi per quest'estate 2000 per essere più belle, più fresche, più toniche, per andare al mare pronte in bikini eccetera eccetera. Ma poi dobbiamo ringraziare in modo particolare lei che ha gustato naturalmente le acconciature di questa sera. Venite ragazze, intanto fate il vostro ingresso e così presenterò le ragazze, eh? Venite, venite, prego, senza anche musica, prego, venite qui e presenteremo Paola, la parrucchiera unisex, consulente ginecologo, acconciatore per spose, che riceve per appuntamento a Carnello, Viale Bonomi 35. Dov'è Paola? Vieni, vieni, eccola qui. Ah, pronunciatissima. Allora, un applauso per Paola, la nostra parrucchiera. Buonasera a tutti. Mi ha detto prima due parole, non fare l'intervista, e allora sarò brevissimo. Naturalmente ti faccio i complimenti per aver aggiustato così bene le ragazze questa sera. E altre due paroline, beh, davanti a questo pubblico stupendo e davanti a una giuria così attenta, dice te. Sono molto contenta di stare qui stasera e aver partecipato qua. Quest'estate cosa propone il tuo centro di novità? Ah, le novità, capelli molto corti, sbarazzini, molto gelatinati. Ah, quindi un capello corto, gelatinato, cosa molto fresca. Sì. E allora, Paola vi aspetta naturalmente in via Bodom 35 a Carnello. Telefono 0776 86 897, vero? Ciao Paola, grazie, grazie Paola.
ragazzi. Devo anche ringraziare una mia collaboratrice, Lorini Paola. Lorini Paola, ringraziamo anche Lorini Paola, ciao. E adesso, mi raccomando giurati, se ancora non avete completato la vostra votazione, io ve le presenterò una per volta, loro si presenteranno, faranno una scheda completa, nome, cognome, da dove vengono, la numero 1, vieni. Puoi fermarti anche qui, bene, e presentarti naturalmente alla giuria. Buonasera a tutti, sono Deborah Cantarelli, vengo da Roma e ho 16 anni. 16 anni da Roma è la numero 1, Deborah Cantarelli, votate. Potete applaudire, eh? Venga la numero 2. Loro aspettano che mi chiamo, no? Sono lì attenti, adesso mi chiama. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Lorenzo Del Mastro, ho 15 anni, vengo da Cassino. 15 anni, la numero 2 viene da Cassino, Nicoletta Del Mastro, potete votare e applaudire. Bene, bene. La numero 3, eccola. Anche per te, allora, la tua scheda di presentazione al pubblico e alla giuria che devi votarci. Buonasera a tutti, sono Panaccione Chiara, ho 19 anni e vengo da Cassino. Anche la linea del Cassino, la numero 3, Panaccione Chiara, potete votare. Bene, bene. Questa sera decreteremo 3 vincitrici che proseguiranno alla finale regionale. La numero 4, vieni. Ferma, fatti vedere la giuria, allora presentati. Buonasera, sono Valentina Panaccione, ho 17 anni e vengo da Cassino. 17 anni e da Cassino, numero 4, Valentina Panaccione. Applauso, grazie. Vi ringrazieranno se me lo dite. Vi saranno grati per tutta la vita. E adesso chiamerei la numero 5. Vieni. Sei grande! Sei grande, quanti anni hai, scusa? 17 anni. No, lei qualcuno ha detto sei grande. 17 anni, insomma. Vai, allora. Buonasera a tutti, mi chiamo Virginia Belisario, ho 17 anni e vengo da Sora. 17 anni da Sora. E si sente che viene da Sora. Allora, siamo al numero 5, avanti, però il trattamento deve essere uguale per tutti, mi raccomando, applauso numero 6, vai. Numero 6, buonasera. Buonasera, mi chiamo Giovanna Viglietta, vengo dal Vito e ho 16 anni. Anche dal Vito, vedete la numero 6. Siete pronti per votare? La nostra giuria preparatissima, vedo che già ha quasi completato la votazione. Chiamiamo la numero 7, vieni. Buonasera, devo dire che, beh, sempre tese, normalissimo, proprio, stai bene? No, devo dire che stanno migliorando, perché a volte tastare il polso di una candidata significava sentire una cosa del genere, tipo scossa, invece adesso vanno un po' meglio, allora dici un po'. Facciamo un applauso a queste ragazze, dai! Allora. Buonasera, sono Giovanna Mulera, vengo da Cassino, ho 14 anni. 14 anni, la numero 7, da Cassino. È un concorso sulla media dei 16, 17, abbiamo anche 15 anni, insomma, sono belle ragazze. La numero 8, prego.
Buonasera. Buonasera, sono Veneta Bugliera, 15 anni e sono di Castino. Siamo su 15 anni da Castino Rotto. Giudicato, no, giuria? Un po' emozionata? Molto. Allora, presentati. Allora, buonasera, mi chiamo Daniela Mazzolena, ho 16 anni e vengo da Cervaro. Da Cervaro, nostro numero 9. Bene, bene, così. Direi che questa sera è stato un pubblico stupendo che non si è fatto tanto fregare neanche per incoraggiare le candidate. Numero 10. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Manuela Cavalli, vengo da Cisterna, ho 15 anni. Cisterna, provincia di Latina, nostro numero 10. E con questo è quanto. Abbiamo chiuso la rassegna. Bene, bene, adesso tutte quante insieme, una per volta, passerella e applauso, via! Tutte quante, grande applauso, grazie, grazie, grazie. Allora, ecco qui, Claudio del Liceo Martini. Allora, c'è il schermo, no? Cosa farà? Un grande applauso per Sara Prati. Come on, Barbie.
triomfatrice di questa sera anche, però promettimi una cosa, la prossima volta devi non inventare un balletto, perché lo inventi? E i bambini dicono sempre la verità, solo la verità. Grazie Sara, tanto ormai lei sarà presente in tutte le tappe dei concorsi di bellezza. Sara Prati! Grazie. Ci vediamo ancora un balletto dopo? No, ci vediamo dopo? No, non lo sappiamo. Vabbè, d'accordo. Adesso un momento musicale ancora affidato, mentre volevo presentare, mi informano. Stai qui, ma per caso per essere così in forma anche tu vai da Stai Ok? Il centro Stai Ok più vicino, c'è la nostra rappresentante che ci ha raggiunto, Serena Campioni. Eccola qua, la cercavo prima. Ci parlerà naturalmente di come essere in forma e cosa propone Stai Ok, il centro di benessere e dimagrimento, eccetera, eccetera, eccetera. Quante cose si possono fare presso il centro Stai Ok? Veramente di tutto, dal dimagrimento all'estetica, solarium, shiatsu, capelli, tutto quello che uno vuole per il benessere della persona. E qual è la cosa che ti richiedono più frequentemente quando vengono al centro? Io vorrei punti di cosa? Beh, il dimagrimento è un problema generale, è un problema più diffuso e più ricco. E dopo di quello, qualcos'altro? Beh, il solarium, che è una moda ormai del momento, il laser, di tutto, veramente sull'estetica, dalla banale ceretta, tutto ciò che riguarda. Certo, Stai Ok, punti in tutta Italia, il più vicino naturalmente a Sola, dove esattamente? In Viale San Domenico, sopra i mobili Nucci. Quindi sopra i mobili Nucci, lì che vi aspetta il centro Stai Ok per trattamenti svariati, più svariati, perché si fa veramente in tutto. Abbiamo una macchina molto particolare per quanto riguarda il dimagrimento, unica, brucia grassi, dove riequilibra il metabolismo, veramente si sta in forma. Volendo si può fare anche una dimostrazione gratuita, no? Quindi per far vedere la validità di questo macchinario. C'è un check-up gratuito proprio per valutare la propria forma fisica, eventualmente consigliato. Molto bene, allora ringraziamo la titolare, il centro Stai Ok, Serena Campioni, grazie. Sponsor del concorso Start of the Year. Non si vede nulla, aspetta, ecco qui. Piccolo nodo, così, perfetto. Complimenti a Francesca Prati, fotogenia, star of the year. Se la regia ci manda anche un lieve sottofondo. Un lieve sottofondo musicale per naturalmente non lasciarci così sul bianco, anche se il momento è ugualmente bello. La telecamera, il nostro fotografo Benedetto Masciu, nonché fotografo ufficiale del concorso. Siamo... Ormai pure l'ombra continua a saltarsi. Il titolo cinema. Cinema abbinato allo sponsor Egos, che è naturalmente lo sponsor delle calzature, Egos, può venire a premiare Renata Ruscio ed Angelo Rossi. Il dottor Angelo Rossi, il nostro presidente di giuria, il produttore cinematografico, che questa sera è venuto per darci qualche opportunità in più. Allora premiano insieme Renata Ruscio e il dottor Rossi. Allora, danno... magari possiamo chiedere un parere. Ecco, vorrei chiedere un parere sicuramente della serata, visto considerato che pratichiamo queste cose, il cinema, naturalmente lo spettacolo, quindi traendo le somme. Comunque è stata una bella serata, il posto è magnifico e le ragazze anche stupende. Tra tante cose, è stato molto arduo da scegliere, quindi che hanno vinto, ma penso che le altre ne valevano tutte quante la stessa cosa. Ecco, io vorrei chiedere invece a Renata Ruscio, in base al gentil sesso che ha votato una donna che vota una donna, in base a che cosa? La bellezza, come hanno camminato, cosa? Hanno avuto uno stile bellissimo, in effetti erano tutte 10 molto molto valide da votarle con il massimo voto. Infatti mi diceva Marini che è stata veramente una lotta fino all'ultimo voto perché i voti erano abbastanza buoni, siete stati anche di manica larga, mi hanno detto. Troppo è
carine e belle tutte quante le ragazze. Erano carine le ragazze, quindi ripetiamo ancora, chi non ce l'ha fatta può tranquillamente rifarsi nella selezione di sabato sera 29 ad Atina. E allora dovete premiare, manca il nome, che appartiene a Teresa Butera. Ecco qui, un po' più di pratica per chi è abituata a prendere certe misure con gli spillini in atelier, allora la fascia è andata subito, un po' di esperienza. State con la vincitrice mentre vi riprende Renata, state insieme un attimino vicino, ecco qui, così, perfetto. Ricordiamo che queste sono immagini che poi verranno trasmesse nel corso dell'estate durante i telegiornali di varie emittenti televisive con le quali collaboriamo. A fine serata poi faremo anche le foto che andranno sui giornali, quindi ecco, che qualcuno qualche volta si è sbagliato, pensava che questo fosse il momento delle foto e poi magari è andato via, invece rimaniamo poi anche per le foto. E allora, è da un po' di tempo infatti che il nostro fotografo Benedetto Di Mascio, nel momento saliente delle fasce, anziché gli scatti, ci regala queste panoramiche e quindi dopo ci fa aspettare per fare gli scatti, va bene, d'accordo, accettiamo anche questo. E allora, siamo al titolo Eleganza. Chi sarà stata secondo voi la più elegante della serata? Può premiare... E abbinato allo sponsor? Allo sponsor sei ok, che è il nostro sponsor principale. Beh, giustissimo, abbinato allo sponsor sei ok, vi ho presentato prima, non può che premiare giustamente Serena Campioni, la responsabile del centro sei ok, che ho intervistato poc'anzi, che ci ha dato queste belle indicazioni su come stare bene col fisico e soprattutto con la mente, no? Perché si dice che se si sta bene con la fisico, si sta bene anche con la mente, giusto? Allora... Il titolo va a Deborah Cantarelli. Eccolo qui, Deborah Cantarelli, il suo titolo è Eleganza. Complimenti, naturalmente può premiare Serena Campioni, la nostra responsabile del centro 6, ok? Serena, stai lì anche te? Ecco qui, predisponiti in modo, metti la fascia bene, in modo che si possa leggere. Qui, panoramica completa. Con le ultime immagini del nostro Benedetto Di Mascio, sperando di aver fatto cose gradite, di aver premiato le più belle, per le prossime, ripeto, la possibilità di entrare a far parte della finale regionale nella selezione che ci sarà sabato ad Atina, da parte del sottoscritto, di Maurizio Rossini, di Claudio Marini, della giuria e da parte di tutti noi, la più cordiale buona serata da questo posto bellissimo dove sono stato felice di presentare questa serata al Campus Laurita di Brocostella. Sigla finale, ciao, buonanotte, state con noi, tra poco la premiazione e le foto. Señoritas
It is time for the start of the big race between the fastest mouse from Sonora County, Speedy Gonzalez, and for the pride of that great state of Texas, the Road Runner. At last, the big question of who is the fastest can be settled. And now, coming to the starting line, Speedy Gonzalez and the